Gianni Morandi e l'invadenza dei fan, fotografato nei bagni di un autogrill, il cantante è stato immortalato in un contesto non proprio confortevole da una fan che lo stesso Gianni ha definito un po' invadente. C'è di peggio nella vita. Così, alla fine della fiera, Gianni Morandi ha liquidato dalle colonne del suo stesso profilo di Facebook le polemiche sull'ultimo episodio che lo ha visto protagonista. Domenica 11 marzo il cantante nativo di Mondidoro è stato fotografato da una sua ammiratrice all'interno dei bagni di un autogrill, un momento prima o dopo, non è dato sapere, che espletasse le sue funzioni fisiologiche. Leggi, Gianni Morandi a che tempo che fa. Sicuramente non è stato un momento particolarmente opportuno per posare, anche se involontariamente, per uno scatto, e il Gianni nazionale non ha in effetti un'aria particolarmente contenta, nell'immagine del resto, chi l'avrebbe avuta al posto suo? Leggi, Gianni Morandi a Tommaso Paradiso, sali sul palco con me, Gianni Morandi e la foto in autogrill. Dopo che la foto ha iniziato a circolare sul web, però, Morandi ha deciso di prendere in mano la situazione e spegnere le polemiche una volta per tutte, ripubblicandola dal suo account personale e raccontando la sua versione della faccenda. Corollario, l'interprete di fatti mandare dalla mamma a prendere il latte alla fine ha ironizzato sull'accaduto, ammettendo di essersi arrabbiato all'inizio di aver mandato a quel paese l'autrice della foto, Luisa, ma di aver anche realizzato in seguito che ci sono cose ben più gravi nella vita di una fotografia inopportuna di una fan. Gianni Morandi, l'esperto di social network ormai, del resto, il buon Gianni ci ha abituato allo stile pacato, pacifico e positivo che esibisce a mezzo social. Proprio la sua capacità di ironizzare, mitigare accuse e rispondere in maniera quasi sempre molto brillante a commenti, provocazioni, battute e altro ancora sui suoi profili pubblici gli ha in qualche modo regalato una nuova giovinezza, nonché tantissima stima da parte della maggioranza del pubblico, compresi, anche e forse soprattutto, coloro che non possono in alcun modo dirsi suoi fan a livello musicale. Partito dal commentare con una notevole vena autoironica le battute che si fanno da sempre sulle sue mani, senza contare tutte le altre dicerie sul suo conto, Morandi è ormai invincibilmente associato alla forma di saluto scritta, un abbraccio, ormai un vero e proprio marchio di fabbrica suo e del suo approccio social. Dopo anni in cui la tradizione si è consolidata, anche oggi migliaia di italiani gli scrivono ogni giorno sperando proprio di vedersi rispondere dal cantante con uno dei suoi proverbiali abbracci.